Amici sportivi, benvenuti alla visione e all'ascolto dell'incontro di calcio tra Bovalinese e Bianco, valevole per il campionato di promozione calabrese Girone B, il derbissimo della Locride di questa giornata. Sarà la Bovalinese a battere il calcio d'inizio dalla destra verso sinistra dei vostri teleschermi e sarà un bianchese che gioca nella Bovalinese, cioè Vincenzo Accinni, che si è incaricato del calcio d'inizio. Ancora il Bianco però in possesso di sfera con Agostino Criaco. Si incrocia, poi preferisce crossare. E poi c'è il clamoroso autogol di Placanica. Stentiamo a credere ai nostri occhi. Clamoroso autogol di Placanica. Incredibile, sono tutti attoniti qui in tribuna. Antonio Morabito, parte il cross, manca il colpo di testa, Riccardo, poi c'è il salvataggio sulla linea di Maviglia, ancora la conclusione, ancora Maviglia, due volte Maviglia salva sulla linea. E poi c'è un giocatore della Bovalinese che è terminato a terra. Giorgi riesce a crossare, Accinni, prova l'1-2. C'è l'ostacolo di Leo Criaco, ma ancora il Bianco, la Bovalinese in possesso del pallone. La conclusione di Romeo, classe 94, che termina poco distante dal palo sinistro della porta difesa da Cotroneo. Sventato il suo tentativo, allontana Maviglia dalla parte opposta. Di prima, Capello Criaco, Accinni, esce Cotroneo con perfetta scelta di tempo e anticipa l'attaccante della Bovalinese, pubblico che si infiamma. Palla lunga, passaggio veramente col contagiri per Cristaldi. Cristaldi riesce a crossare, Dauria di destro, palla di un soffio sul fondo. Placanica, Leo Criaco in anticipo su Pizzata, poi un rimpallo favorisce la Bovalinese. Il tacco di Pizzata per Placanica, Placanica! E poi c'è la deviazione involontaria di Accinni. Grillova taglia verso Riccardo Schimizzi con la collaborazione di Maviglia. Poi Vitetta favorisce involontariamente Grillo. Vince il rimpallo Grillo, Riccardo, ancora Grillo. Il destro di Grillo, il raddoppio del Bianco. 2-0 Bianco. Azione manovrata, ragionata, nella quale Riccardo ha avuto un'intuizione eccellente, ovvero quella di servire ancora Grillo piuttosto che provare direttamente il tiro. Una intuizione che si è rivelata vincente. Siamo oltre 25 metri rispetto alla porta difesa da Cotroneo. Parte Capello a rientrare, palla che termina al lato di un metro circa. Placanica, buono lo stop, va a servire Capello. Lancio in profondità per Pizzata e colpisce male Pizzata sotto misura, ma era in fuorigioco. Pizzata opera un cross di testa, il pareggio, il gol di Giorgi. La Bovalinese accorcia le distanze con Giorgi. Splendido cross di Pizzata e poi il colpo di testa di Giorgi che accorcia le distanze al 44esimo. 2-1 Bovalinese. Fa sua la sfera Pizzata, si incrocia con Placanica, poi esce Criaco che subisce anche fallo e finisce qui il primo tempo, un bellissimo primo tempo. Ora sarà il Bianco a battere e ad attaccare dalla destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Pizzata in avanti verso Accinni, l'inserimento di Accinni e non c'è fallo, dice il direttore di gara. Poi il lancio millimetrico per Grillo, c'è Riccardo in area. Grillo tiene il pallone tra i piedi, Grillo, grande parata di Schimizzi che va a deviare in calcio d'angolo. Parte Candido, respinge Pizzata, arriva Morabito, palla alta. Parte il cross, Agostino, Giorgi! Raddoppio della Bovalinese che pareggia! Doppietta di Giorgi!
2. Al dodicesimo del secondo tempo la Bovalinese pareggia da 0 a 2 a 2 a 2. Ottimo stop di Criaco, respinge Candido, ancora Criaco verso Giorgi, si incrocia con Accinni. Giorgi lancia pizzata, arriva a Capello, pallone che di un soffio termina alto sulla traversa. Sarà ancora Criaco a battere. Criaco, palla che sorvola di poco la traversa. Ancora il bianco, sostituto di sinistra con Grillo. Grillo, il cross respinto da Vitetta ed è calcio di rigore. Calcio di rigore per il bianco. Viene toccato con le mani da Vitetta. Questo cross di Grillo. Parte Grillo, rete! Il bianco torna in vantaggio, 3 a 2. Grillo trasforma il calcio di rigore concesso per il fallo di mani di Vitetta in area. E quando siamo al 29esimo, Antonio Morabito, il break di Romeo, pizzata, pizzata, cerca spazio per il tiro, pizzata, e poi c'è il gol, il pareggio della Bovalinese, il tappin vincente di Pugliese, 3 a 3, che partita amici ascoltatori, che partita! Bovalinese 3, Bianco 3, il tappin di Pugliese sulla corta respinta di Cotroneo. Capello, Romeo Senior, ancora Romeo Senior in avanti verso Accinni, Accinni è in gioco, evita Favasuli, Accinni e poi la clamorosa deviazione Pugliese, 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 4 a 3! 4 a 3 Bovalinese! Primo tempo che si è concluso per 2 a 1 a favore del bianco. Bianco che ora si lancia all'inseguimento del gol del pareggio. Dopo che stava vincendo, dopo vinceva 2 a 0, poi 2 a 1, poi 3 a 2, poi si è fatto raggiungere e superare. E ora fruisce di questo calcio di punizione. Parte Candido e c'è il gol del pareggio e non smette mai di emozionare questa partita. Grandissimo calcio di punizione di Candido. Calcio di punizione a rientrare nell'angolino destro. Nell'angolino basso alla destra di Schimizzi, un gol alla Pirlo per Pietro Candido, 4 a 4, una partita che ha dell'incredibile. Agostino Criaco respinge, poi Francesco Criaco, attenzione a Pugliese, Favasuli rovina addosso, commette fallo, calcio di punizione per la Bovalinese dai 20 metri. Parte il sinistro di Romeo, ed è gol! Gol! Incredibile! 5 a 4! Al 40esimo! Lo avevamo detto! La partita ci avrebbe regalato altre emozioni! Arriva questo gol di Giuseppe Romeo al 40esimo! Mentre è scoccato il sesto minuto di recupero. È l'extra extra time quello in cui si sta giocando. Finisce qui! Bovalinese 5, Bianco 4. Onore a tutti i 22 in campo. Una partita straordinaria. Una partita che ricorderemo per sempre. Per tutte le emozioni che ci ha regalato. Dal primo al 96esimo. Una grandissima partita, ma mai come in questo caso, onore ai vincitori e onore anche ai vinti. 5 a 4, una partita spettacolare, emozionante, avvincente, una partita che ha onorato il gioco del calcio.